Ciao ragazzi, eccoci qua con la recensione della GoPro Hero 3 Black Edition. La recensisco anche se comunque non è una cosa riguardante software, perché so che molti di voi vorrebbero avere una cosa simile per filmare, perché comunque è molto buona per le giocate di software e comunque anche per molte altre cose. Allora, intanto la scatola si presenta veramente in maniera ottimale, con una panoramica di tutte le sue funzioni, caratteristiche, delle preview di come saranno i vostri filmati, e lei che è su, proprio guardate com'è bella, tutta luccicosa sul suo piedistallo, e lei se ne sta di buona. Ok, ora procediamo, quindi togliamo la pellicolina, anzi questa specie di adesivo. Prima di doverla toccare dovete togliere un casino di pellicole, adesivi e cose strane, quindi dovete portare pazienza. Ok, anche perché non voglio rovinare la confezione, è così bella. Ok, una volta aperti questi dovrebbe sfilarsi, e sì, si sfila. Qui troviamo un manualettino, guida rapida, che dice proprio le funzioni in maniera veloce, quindi questo qui è molto utile per andare a capire intuitivamente caratteristiche della videocamera. Questo qui lo possiamo mettere da parte, ed ecco che qui abbiamo un altro adesivo da togliere. Ecco qua, via anche questo. Oh, ecco che il coperchio si toglie e qui abbiamo la GoPro e finalmente posso toccarla. Oh, adesso posso dire che ho toccato una GoPro. Bene, quindi qui abbiamo un ulteriore fil di ferro che chiude tutto, qui possiamo aprire, credo, posso aprire? Sì, posso aprire. Ecco qui, andiamo a togliere il fil di ferro, che ce ne sono 50.000, hanno proprio paura che uno vada in negozio e la ciulli, infatti sfido chiunque a ciullare una cosa chiusa così bene. Ok. Posso toglierti finalmente? Ah, questo qui. Ok, tutti questi ferrini erano per il telecomandino remoto. E questa qui invece si toglie da qua. Come si toglie questa? Remove. Io premo remove, ma non si remove niente. Ok, facciamo che lei sta lì, quello ci guardo dopo. Apriamo subito la confezione e andiamo a vedere che cosa ci fornisce la GoPro. Oh, guardate qui, c'è un bel po' di roba. Tutta messa alla rinfusa, però ognuna nelle sue confezioni. Oh, anche gli adesivi della GoPro, ma che bello! Ok, questa purtroppo devo lasciarla qui perché devo ancora capire come si toglie. Abbiamo tre adesivi della GoPro che andrò subito ad applicare su tutto quello che ho. La batteria, che è minuscola, veramente microscopica. Questo qui, che è il cavetto di connessione dati. Due piastre, una ricurva e una piana per elmetti oppure caschi da moto, qualsiasi cosa su cui volete attaccarlo. Un anellino per questo accessorietto qua, che serve sempre per, sì, per questo qui, da attaccare qua. Il supporto snodabile, poi un altro cavettino, quindi questo qui non è quello connessione dati ma è quello di questo, che non so bene cosa serva, questo è il cavetto connessione dati. Questo qui credo che sia il tappo di scorta che va messo qui dietro, o comunque forse quello estensibile, no, adesso non lo so ragazzi perché è la prima volta che la guardo per bene, credo che sia quello che si va a chiudere se voi ci mettete la batteria esterna, e questo altro supporto che è quello che si va ad incastrare su questi supporti qua, quindi si incastra qui e voi avete la vostra GoPro pronta a filmare. Ok, adesso torniamo a lei. Ah, forse ho capito adesso. Devo premere qui. Oh, ecco, ce l'ho fatta ragazzi, mamma mia. Ecco qua, tutto nella mamma mia, veramente bella, è minuscola, non pesa veramente niente, è una cosa leggerissima, quindi voi se la mettete sull'elmetto non vi dà per niente fastidio.
Fantastica, adesso proviamo ad andare ad aprire lo scompartimento qua, che ovviamente non riesco ad aprire. Ecco qua. Ok, devo allargare questo. E qui c'è la videocamera che, wow, è fottutamente piccola. Guardate, questo è il palmo della mia mano e non ho mani estremamente piccole. Guardate, meravigliosa. Così è veramente, veramente leggera. Questo, ragazzi, è più pesante di questo, per dirvi, eh. Ok, allora qui troviamo il tastino per l'espulsione della batteria, credo, che adesso non si toglie. Ragazzi, non riesco a farvi una recensione vera e propria, questo è più un unboxing e una leggera visione di quello che abbiamo dentro. Questo è il tasto di accensione e questo per fare le foto, credo, o comunque anzi per avviare i video. E tramite questi due LED noi sappiamo sempre se filma, se è in pausa, se si è spenta, insomma, tutte queste cose qua. Il tastino del Wi-Fi, perché questa qui si può connettere tramite un'applicazione a qualsiasi dispositivo che abbia un Wi-Fi, quindi iPod, tablet, smartphone. E qui abbiamo vari vani per, vedete, la micro SD, HDMI, cavo per la connessione dati, e questa qui che è per la... non so bene che cosa sia questo, però comunque, insomma, adesso io vi ho fatto vedere tutto quello che ci viene dato con la GoPro. Comunque, tutto sommato, è un gran gioiellino di videocamera. Adesso alla fine del video vi lascio una clip video dove vi faccio vedere come filma questa signorina. Poi comunque gli accessori che vi danno in dotazione, cioè, sono pochi ma buoni, perché avete quello snodabile, quello per le piastre, vari cavettini, il telecomandino remoto, che questo qui è una gran figata. Aspettate che lo libero da queste catene dell'oppressione che lo stanno un pochino soffocando. Guardate, se un telecomandino così bello deve essere invaso da fili inutili di ferro. Questo qui è veramente molto utile, perché voi, allora, come vedete qua ci sono due diciamo buchi, uno di qua e uno di qua, dove ci potete far passare un laccetto e attaccarvelo qua sul polso, quindi essere sempre pronti a premere e far riprendere il video. Poi è molto immediata la cosa, mettete che voi siete in un momento di un'azione molto bella che state per colpire uno, voi vi mettete lì, tac, premete il tasto e sapete già che la videocamera sta filmando, e avete un mini monitor LCD da, sarà mezzo pollice, vabbè, quello che è, che vi aggiorna su tutto quello che state facendo. Quindi veramente cosa molto buona. Qui possiamo togliere questo ferrino qui e basta. Niente, ragazzi, ora vi lascio la clip. Ok, ragazzi, questo qui è un test video. Immagino che l'audio non sia dei migliori, è meglio quello della mia precedente videocamera, però comunque, come vedete, l'immagine è fatta bene. Adesso io non posso vedere quello che sto facendo, però giusto così vi faccio dare un pochino di un'occhiata a come si vede di default sulla videocamera. Io l'ho accesa e ho premuto il tasto riprendi, quindi non ho modificato niente. Voi, volendo, potete anche aumentare le prestazioni andando su, mettendo in 1920p, 720p, quello che volete. Adesso è a 1440p, 48 frame per secondo. Detto questo, ragazzi, un
bel pollice in su, mi raccomando, se vi è piaciuto il video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.